Eccellenza che ritorna con un match tra squadre che vogliono essere protagoniste. Almuzzi va in scena Orvietana Ellera. L'Orvietana deve fare a meno per una squalifica residua del playmaker Greco e dell'infortunato Di Patrizi, mentre l'Ellera, rispetto all'11 iniziale della partita di Coppa vinta a Castel del Piano, ne cambia due. Non giocano Baiocco e Bura. Ciccone opta per Percuoto in porta, linea difensiva a 4 con Lanzi e Flavioni sugli esterni e nuovi acquisti fa per due Guinazzù centrali. Ci sono poi Proietti e Cotigni davanti alla difesa, quindi Bragaletti, Guazzaroni e Keita che operano dietro a Sciacca. 4-3-3 invece per Luzzi con Battistelli tra i pali, Marconi, Zanchi, Ricci e Lavano in difesa, Rondoni, Colombi e Ubaldi in mediana con in attacco Finetti, Passeri e Boldrini. Malgrado a fine primo tempo il risultato sarà a vantaggio degli ospiti, nei primi 45 minuti è un monologo dell'Orvietana che pressa alta e costringe l'Ellera a rintanarsi nella propria metà campo. Già dopo pochi minuti Bragaletti approfitta del vantaggio concesso sul fallo subito da Guazzaroni, fa metà campo palla al piede, attende Sciacca, lo serve appena entrato in area, ma il tentativo del numero 9 di casa finisce alto sopra la traversa. Al 14esimo ancora Orvietana, un lancio lungo arriva in area dalle parti di Sciacca che libera Keita, il giovane si trova ad un passo dalla porta ma non riesce a rendersi pericoloso. L'Ellera fatica ad uscire dalla propria metà campo, pressing e ritmi alti dell'Orvietana non fanno ragionare la squadra di Luzzi in questa fase della partita. Ed ecco che al 18esimo Guazzaroni vince proprio un rimpallo, trova modo di inquinarsi in area dopo uno scambio, ma la sua conclusione finisce a lato. Continua però il forcing dell'Orvietana. Poco dopo la mezz'ora è sempre Guazzaroni che riesce a scovare Sciacca in area, ma di nuovo la mira dell'argentino non è perfetta. Altra occasione sprecata per i padroni di casa, che nel frattempo continuano a collezionare calci d'angolo. Il gol per l'Orvietana sembra però fatto al 36esimo, ma qui ci mette le mani Battistelli con un vero miracolo che salva l'Ellera. Dopo che Keita aveva stoppato una gran palla in area e l'aveva passata al numero 9 Orvietano, infatti stavolta la mira di Sciacca era stata giusta, ma la deviazione decisiva del portiere dell'Ellera frutta per l'Orvietana solo l'ennesimo calcio d'angolo. Prima dell'intervallo un cambio per gli ospiti, esce Passeri affaticato per Bura. E poco dopo, alla prima azione d'attacco, l'Ellera passa in vantaggio. Ubaldi approfitta di un rimpallo su Bragaletti che perde palla, scatta sull'out di sinistra, vede Marconi sul secondo palo, lo serve alla perfezione e al volo supera Percuoti. Un po' una beffa per l'Orvietana e Ellera che cinicamente approfitta dell'unica occasione avuta nei primi 45 minuti. Si ritorna in campo senza cambi e con l'Orvietana ancora in attacco. Passano appena 4 minuti e Bragaletti supera un avversario, entra in area, crossa per Keita, ma la deviazione di testa di quest'ultimo non c'entra i pali. È il preludio però del gol che arriva un minuto dopo. Ancora Keita riceve palla in area, stavolta serve la corrente Sciacca che mira l'angolino e pareggia, sbloccando una situazione per l'Orvietana che sembrava veramente incredibile. E i padroni di casa continuano ad avere il controllo del gioco. Al 20esimo una sgroppata di Lanzi sulla destra porta il giovane esterno al cross, ma a centro area non ne approfittano né Sciacca né Keita. Ma il vantaggio per l'Orvietana si concretizza alla mezz'ora con il neo entrato Vicaroni che aveva sostituito Bragaletti. La palla che gestisce Vicaroni al limite dell'area non gliela porta via nessuno, continua a tenerla tra i piedi e come vede lo spazio trova la traiettoria giusta per trafiggere Battistelli e portare in vantaggio i biancorossi. L'Ellera non riesce a reagire, l'Orvietana controlla senza problemi la partita e a pochi minuti dal 90esimo mette al sicuro il risultato ancora con Sciacca che riceve palla da Biancalana, brava a salire sulla fascia e imbeccare la punta orvietana che dopo aver fallito tante occasioni nel primo tempo trova la doppietta nei secondi 45 minuti. Un secondo tempo perfetto dell'Orvietana che trova 3 punti meritati al netto di una prestazione d'applausi sia per il gioco sia per il carattere. Ma sicuramente mi aspettavo, prima o poi abbiamo fatto due partite, ma ovviamente tra i cambi, le assenze, una squadra che partiva un pochino tardi, qualcuno che è un pochino indietro, però mi aspettavo di vedere la formazione tipo che questa è, con l'assenza di Greco, ma insomma chi l'ha sostituito non ha demeritato e quindi veramente ho visto una bella partita. Effettivamente come gioco di calcio forse è veramente una delle più belle partite degli ultimi tempi, sicuramente. Abbiamo visto giocare 90 minuti, non buttare via una palla, sempre concentrati anche atleticamente, essendo la prima partita di campionato, insomma mi sembra che tanta roba. Allora si inizia il campionato alla grande, un po' di spavento nel primo tempo dove si era giocato, è stato quasi un monologo, però la prima occasione, un po' come era successo in Coppa, si è preso gol, ma la reazione di carattere e di gioco si è vista perché il secondo tempo si è meritata la vittoria, penso, una tua squadra. Io penso che alla fine primo tempo sono entrato dentro gli spogliatoi, ho parlato con i ragazzi, gli ho detto il vento prima o poi deve cambiare,
non esiste una squadra che comunque per 45 minuti, ma non dico 45 minuti, crea 5-6 palle gol, la prima palla gol che creano loro prendiamo gol. Quindi però devo fare un plauso a tutti i ragazzi perché sono stati encomiabili, una squadra che comunque andava su tutti i palloni, lottava su tutte le palle, seconde palle, hanno fatto quello che gli ho chiesto, quindi devo solo che fare i complimenti a tutti quanti. Allora, di solito quando si è in vantaggio e si finisce per perdere è sempre un boccone amaro da mandare giù. Però insomma, almeno dagli spalti è sembrato che l'Orvitana l'ha cercata un po' di più questa vittoria. No, l'Orvitana ha meritato la vittoria, faccio complimenti perché hanno giocato meglio di noi oggi, da ogni punto di vista. Purtroppo siamo andati in difficoltà, oggi eravamo in difficoltà, dobbiamo migliorare su tanti aspetti, veramente tanto, dobbiamo rimboccarci le maniche tutti. È vero che abbiamo delle difficoltà, ma dobbiamo andare oltre la difficoltà, dobbiamo ricompattarci e ripartire più forti di prima. Oggi sicuramente abbiamo preso una sconfitta che, ripeto, è meritata, dobbiamo ripartire da questa sapendo anche che siamo un pochettino in emergenza, ma a fronte di questa emergenza deve emergere il gruppo. Io penso che sia il primo che il secondo tempo c'è stata una squadra in campo, eravamo noi. Abbiamo preso un tiro in tutta la partita che è stato, in teoria ci avrebbe dovuto tagliare le gambe, invece ci ha dato la forza per fare una partita secondo me spettacolare. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo preso quel gol purtroppo al loro primo tiro, però siamo rientrati il secondo tempo con l'atteggiamento giusto come avevamo finito il primo tempo e abbiamo raggiunto questa vittoria che meritavamo di vincere. E dopo del gol sono molto contento, era tanto che aspettavo questo gol. E dall'anno scorso? Sì, no, vabbè, però anche gli anni passati sono stati un po' difficili per me, però dai, sono contento di aver fatto gol, ma soprattutto sono contento per la vittoria. Senti, che hai pensato alla fine del primo tempo? Ho pensato che insieme allo staff, credo che a cui vanno i complimenti, abbiamo lavorato bene, questo è, si raccoglie quello che si semina, a caso non succede niente. Senti, è arrivato anche Guinazzo oggi subito in campo, a questo punto la situazione va bene? Mi è sembrato un ottimo acquisto anche questo, oggi per la prima volta mi aspettavo meno pronto, invece ho visto che anche il ragazzo che gioca con la testa, quindi mi sembrava molto importante, l'ho visto già pronto, quindi credo che al momento siamo abbastanza a posto, poi vediamo. Insomma. Senti, questa partita segnava un avvio importante perché Lella era data da tanti come la candidata principale a vincere questo campionato. Che ne pensi tu? Ma ne penso che sicuramente è una buona squadra, come lo saremmo anche noi, questo non vuol dire che non arrivi in fondo, insomma, è la prima partita, quindi stiamo calmi, con le dovute proporzioni dobbiamo essere contenti, ma sempre concentrati, che ogni partita c'è la sua storia, eh? Non è che voglio dire, cioè, non è mai facile in nessun campo. Vanno i complimenti anche a loro, sicuramente abbiamo fatto una maniera migliore, ma questo non vuol dire che l'Ellen non arriva alla fine. Se è data per una buona squadra sicuramente lo è, insomma, voglio dire, è la prima partita, quindi tranquilli, come si dice. Merito di questo Orvitana o demerito della squadra avversaria? Oggi credo merito di questo Orvitana, sicuramente. Senti, campionato che va avanti, mercato in teoria non è ancora chiuso, la squadra oggi ha fatto vedere bene, c'è ancora qualche richiesta? Ma io le richieste non le ho mai fatte, quindi io alleno quelli che mi danno alleno, quindi alla fine se arriva qualcuno che ben venga, se no siamo questi, lavoreremo sui 22-23 che ci abbiamo. Senti, magari c'era un po' di tensione dopo la Coppa che non era andata bene, malgrado le prestazioni che comunque non erano state poi così deludenti, e quindi tutto alle spalle, questa partita oltre ai 3 punti serve anche a che quello, no? Ma ci voleva sicuramente una vittoria da morale, venivamo da 2 partite dove avevamo perso tutte e 2, sia a Narni che in casa qua con l'Olimpia Tirus, però alla fine se c'è il gioco, alla fine io penso che qualcosa tireremo sempre fuori. È presto per fare i pronostici, però li fanno tutti, davano l'Ellera come la favorita, oggi qua non è che ha fatto vedere grandi cose. Vabbè, sicuramente sulla carta è la favorita, poi comunque le partite vanno sempre giocate, quindi alla fine vediamo, noi siamo questi, vediamo strada facendo cosa possiamo fare. Le gambe a te non te l'ha tagliata nessuno, perché forse sei stato uno di quelli che ha corso di più, hai vinto contrasti, oggi è dato tutto alla grande, no? Ma penso che tutti abbiamo dato tutto, da Fabio fa per due... I giovani, tutti abbiamo corso come, non lo so, come animali, sembrava che ci avevamo, le 2 partite prima ci avevano comunque giocato bene, sì, però il risultato era mancato, oggi c'era solo un risultato e l'abbiamo portato a casa con tutte le forze.
Senti, Lellera doveva essere un po' lo spauracchio, che impressione ti ha fatto? Lellera è una grandissima squadra, cioè, ha giocatori di un'altra categoria, ma noi abbiamo compensato questa cosa con la corsa, con la determinazione e con la voglia di portare a casa il risultato. Come abbiamo resettato la parentesi negativa di Coppa, bisogna resettare anche questa e alla prossima partita a Massa Martana ricominciare da zero. Sì, sicuramente la Coppa ci è dispiaciuto uscire perché ci tenevamo molto a passare, però purtroppo è andata così. Adesso da martedì testa al Massa Martana e speriamo di vincere anche là, dai. Le cose in Coppa erano andate bene, avevo sentito una sua intervista dove si lamentava un po' della stagione, un po' che era iniziata troppo presto, quindi una preparazione un po' da reinventare, può dipendere anche da quello questo inizio di campionato. No, questo vale per tutti, ho detto che in questa stagione dove magari venivamo da 9 mesi di inattività c'era forse bisogno di una settimana, 2 settimane in più di preparazione, ma questa vale per tutte le squadre, ma non è sicuramente un alibi o giustificazione su niente, anche perché l'Orvietana ha dimostrato che sul piano fisico ha giocato, è stata meglio di noi. Per quello dicevo, insomma, lei l'aveva preparata così questa partita o magari un po' sorpreso dal pressing o che si è ritrovato a dover mescolare le carte almeno dal punto di vista della tattica dall'inizio? No, assolutamente, avevo visto la partita dell'Orvietana, sapevo che era una squadra che in queste 2 partite di Coppa aveva fatto molto bene, avevo giocato a grandissimi ritmi, l'avevo detto anche la squadra prima della partita, sono riuscito a tenere questo ritmo alto per 70-80 minuti e noi siamo andati in difficoltà anche sul palleggio, ho detto dobbiamo crescere da tutti i punti di vista e dobbiamo farlo tutti insieme con grande umiltà, con grande serenità, ma anche con grande volontà veramente di tirare fuori qualcosa in più tutti.